E benvenuti ai Onda. Buonasera. Allora, questa sera gli ospiti sono Marco Rizzo buonasera, dei comunisti, buonasera. sinistra popolare 52 anni. Che altro c'è da dire? Calvo dall'età di degli anni 20. rasato, ma, rasato ma non, non so se sono. Sì, calvo. Ecco, non sa so se calvo. Figlio di un operaio sempre... di Mirafiori, Rai, questo si bene, può dire. Ecco, queste sono. Le informazioni con no, appetito, non so se Marco Rizzo l'abbia perso no l'appetito per qualche trascorso politico, non lo so, comunque non no, l'ho ancora mangiato. Prima così. domanda, prima domanda, allora noi abbiamo avuto qua ospite più di una volta un altro signore diciamo senza capelli. Sallusti. Ecco, non lo dire subito, Dai, insomma, ecco subito qua a danneggiare. Uffa, eh, beh, insomma, questo signore però, insomma, che tra l'altro è andato pure lui di recente, l'abbiamo visto al Festival del PD e, e oggi era sul parterra Venezia, insomma. Un, uno Zelig, ha fatto il titolo sul suo giornale Quarto Reich, eccolo, e ha fatto, raffigurato una Merkel insomma, in chiave di gerarca nazista, il che assomiglia molto, chiamo un contributo dalla regia, a questa immagine che penso sia stata promossa da Marco Rizzo, dove sì, c'è una partito, Merkel sempre. in chiave di gerarca, salvo che al posto della svastica ha un euro. Ecco, qua, da qui la domanda se gli estremi non si stiano toccando se non ci sia insomma una convergenza dell'analisi nei confronti di questa Europa, eh, perché eh, noi abbiamo titolato falce no, no, e carroccio, perché ci sono strane chiare La domanda, è molto, chiara, la domanda sì, sì. è molto chiara, bisogna Prego. spiegarla, eh, beh, credo che intanto se Sarlusti dice una cosa giusta una volta non è che... Eh, lo si possa biasimare. Cioè sono, la Merkel come un sono... gerarch nazista è una cosa giusta? Beh, guardi, io credo che la Merkel, non tanto il simbolo della persona, ma quello che simboleggia oggi è un potere, userei una parola difficile, neocarolingio, cioè le banche francesi, tedesche, olandesi, che determinano la politica. Oggi, negli ultimi quattro anni, i governi europei hanno dato alle banche private 3.500 miliardi di euro, ormai tra lire vecchie e euro è difficile fare il paragone, sì, ma 3000, 3500, miliardi, 3.500 miliardi vuol dire il debito pubblico della Grecia, del Portogallo, della Spagna e dell'Italia. Cioè, per dire, i signori banchieri si sono fregati l'equivalente del debito pubblico dei PIGS, cioè Portogallo, Grecia, Spagna. Quindi vuol dire che c'è stato uno trasferimento enorme di ricchezze, ancora di più, nelle mani di quello che si può definire il capitalismo europeo. Una volta c'era i comunisti, ce l'avevano contro gli americani, giustamente, dico io, e oggi c'è anche l'imperialismo europeo. Ed essere contro l'Europa, contro questa Europa, contro l'Unione Europea, credo che sia una necessità per chi vuole difendere il popolo e i lavoratori. Quindi bisogna uscire dall'Europa. Assolutamente sì. E bisogna farlo in maniera netta. Le dico spesso, nella sinistra, penso alle parole del pessimo Bertinotti, eh, si diceva c'è l'Europa dei popoli e, e, e l'Europa dei capitali, noi vogliamo l'Europa dei popoli, ma l'Europa dei popoli non l'abbiamo mai vista, abbiamo solo visto l'Europa dei capitali, quindi siamo contro l'Europa, punto. No, e il punto, secondo me, è che mh, eh, si può anche essere critici, anche molto critici, nei confronti della politica europea attuale, che è però indubbiamente... No, 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 <ride> dico che è indubbiamente dominata dalla linea tedesca. Quindi questo forse riporta alla mente diciamo, del, dei trascorsi storici, però io non credo che la storia si ripeta mai comunque identica. E in ogni caso paragonare la Merkel a un gerarca nazista, secondo me è un po' dare il peggio di sé. Quindi alla fine uno è costretto a ragionare alla Merkel che dice temo le ondate populiste anti-europee. Io, io o anti sono assolutamente un non esperto della comunicazione, eh, però, però, però le dico usando questo paradosso di mettere in divisa la signora Merkel con l'euro perché lì non c'è nessun riferimento e di effetto. Però, è di effetto. E noi stiamo qua a discutere come prima domanda dell'Europa, delle banche, della Merkel e dell'Italia che sta diventando una colonna. A, a dire il vero ne stiamo discutendo da due mesi in questo studio, ma non no, soltanto discusso la, noi la, la, anche vostra a domanda, la vostra prima domanda. Quindi, sì, come per, si me, può dire? per me non ci sono problemi a rifigurare la Merkel. come no, A me non Gerarca. piace, però è una eh, cosa... abbiamo, abbiamo capito. Ma per io, però... ad esempio, io credo che un comunista, ma poi purtroppo in questo paese le parole non hanno quasi più senso, le hanno cambiate stravolte. Eh, non so, la parola licenziamento non si usa più, c'è flessibilità in uscita. La parola guerra non c'è. Un, di... un comunista vero, possiamo usare questo termine? Eh, Lei si no, considera proprio? No? Sì, sì, esattamente. E non, io sento altri. Uso un termine cattivo, finti comunisti, finta se, Che tuonano contro l'Europa, ma fino a un certo punto. Noi non no, abbiamo parola. Lo so che parlare contro. di questo oggi, ma adesso ci Noi arriviamo. Dobbiamo, dobbiamo parlare anche con quel signore allo Allora, Chi tuona contro l'Europa senza sé se e senza ma, come direbbe forse esatto. lei. Andiamo anche... impulsità, oppure lei fa una cosa particolare se vuole? Siccome si dice sempre agli ospiti e ai politici non fate comizi, io le chiedo un comizio di un minuto, perché sì, poi andiamo sì. in pubblicità, rivolto ai minatori del Sulcis, luogo al centro dell'attenzione sì. di politici, sindacalisti e addirittura giornalisti. Pronti? Via. Via. Eh, non fidatevi della politica in generale e siate protagonisti, perché l'idea che i lavoratori non vengano rappresentati è una realtà. Ma non è più sufficiente. Bisogna chiedere il protagonismo dei lavoratori. Azzarderei il governo dei lavoratori. Cioè, questa è un'Italia che produce, che produce la ricchezza del nostro paese e non conta nulla. Non contano loro come gli operai dell'Ilva, come quelli della Fincantieri, come quelli di Pomigliano. Non contano perché per tanti anni si è parlato di rappresentanza dei lavoratori. Quelli che li dovevano rappresentare li hanno fregati, anche noi, anche la cosiddetta sinistra. E oggi loro sono obbligati a fare gesti eclatanti, a occupare le miniere, a tagliarsi. Quando un minatore si taglia una vena o taglia un braccio è perché non ha più strada per essere protagonista. Noi vorremmo che tornasse il protagonismo di questi lavoratori, ma serve l'autogoverno. Due mesi fa abbiamo fatto venire alcuni lavoratori del Carbosulcis, a Montecitorio, perché c'erano i loro colleghi e compagni asturiani che facevano le stesse cose. E Alberto e Tidia, che è un lavoratore della Carbo Sulcis, si disse... Potrà capitare anche noi tra poco. E ma autogoverno cosa vuol dire? Devono fare un. Beh, se si Non, non so. era un comizio, eh, cioè, una signora, signora. cioè una aggiornato... vecchia. Eh, che razza di comizio è? Ma scusa, amava ma un genere. Ma un comizio a volte è anche. È anche Vabbè, eventualmente per, per il controcomizio leghista dopo la pubblicità. A proposito di speculatori, volevo solo dire, eh, onore del ma, vero, che c'è. Una... no, certo, mm. però c'è una buona notizia sempre sul giornale di, di Confindustria perché gli speculatori. Che investivano contro l'euro, cioè scommettevano sul fallimento dell'euro, in realtà hanno diminuito di parecchio. Ma questa figura degli speculatori del mercato, di una di neutralità. Ma non è una notizia di mercati finanziari, sembra che non esista, sono persone in carne ed ossa. Sono i consigli di amministrazione delle grandi banche, della grande finanza. Abbiamo un dovere politico gastronomico adesso. Abbiamo un dovere Pizzo. Non so se lei abbia nostalgia di queste feste. So che una volta lì ci andavano i proletari, mentre sì. oggi i proletari sembrano essere diventati tutti. C'è cioè la neoproletarizzazione, espressione. Fino a un po' di tempo fa era da sociologi, ma io l'ho vista anche in un'intervista fatta a lei. Che vuol sì. dire? Beh, nel senso che quello che una volta era il ceto medio, dai tassisti ai benzinai ai, a chi lavorava in banca, agli insegnanti, piccoli commercianti, piccoli artigiani, piccoli imprenditori. Vivono un processo di proletarizzazione, cioè vedono le loro condizioni di vita dimezzarsi dal punto di vista della qualità, della quantità. I lavoratori loro, dipendenti no? sono già stati fregati. L'Italia era divisa ceto medio e lavoratori dipendenti. I Beh, lavoratori dipendenti cosa sono stati mondiale, fregati. Beh, in Italia ancora di più, perché se guardiamo appunto questa eh, colonizzazione che viene prodotta lì, io credo ad esempio che Monti, non metto il punto interrogativo come eh, diceva quello della Lega, l'onorevole della Lega, io credo che Monti abbia questo compito di liquidare la sovranità popolare e nazionale del nostro Paese e dentro questa liquidazione c'è chiaramente uno schiacciamento verso il basso. Per cui quando ci dicono la politica delle alleanze, io non voglio stare con la politica, con Casini, con Vendolo. La pol quella politica lì tra l'altro conterà pochissimo. Nei prossimi anni eh Io così... voglio stare magari col tassista eh, okay. Voglio stare eh, con i ceti sì, Così facendo ci state perché non siete neanche più entrati in Parlamento Ma chi così. se ne frega ah, Ma lo dico proprio senza alcun problema Conta di più stare con gli operai della fincantiere Che magari bloccano Genova no, O con conta i tassisti, di, più poter fare con tassisti delle leggi, però, di Roma perché... Che non avere dieci deputati A meno che noi, uno, due, tre, quattro, cinque Quelli che siamo qua siamo i deputati ma se il nostro problema è cambiare la società quella politica lì ormai non conterà quasi beh, più nulla a meno che per fanno chi la fa con... eh, capito, ma, ma le, le, le leggi, le si fanno le leggi dal non Parlamento... si fanno perché questo Parlamento ha approvato tutto sì, se gli dicono la che la merda è buona questo Parlamento lo scrive questo non lo so dovremmo chiedere chi è successo col il fiscal compact è successo beh, con il sì. pareggio di bilancio è successo con chi tutto parla? e quindi è chiaro che il nostro paese non ha più sovranità e quindi non si tratta di fare propaganda, si tratta di dire la verità. Se poi uno vuole giocare al rischio della politica, e certamente chi vuole essere candidato, chi vuole essere deputato ha un, ha, una, ha un avvenire per se stesso, ma chi vuole cambiare la società probabilmente sta anche fuori da questo rapporto ma con le istituzioni, perché non contano più nulla. Questa è la nostra battaglia, cerchiamo di portarla avanti con difficoltà, Vabbè. perché dirsi comunista oggi ad esempio significa dire che la Siria in Siria, no, la Siria la, dobbiamo chiudere la Siria eh. ci fermiamo. Bisogna dire, Sulla qui, Sulla bisogna Siria dire che la stopo, pusi, Sulla Sulla Siria stop, stop. Sono pagate dagli americani. Eh, ma non ci no, può no, mettere niente tutto arriviamo le bombe di Beh. fine eh, Io volevo solo dire con Rizzo che forse c'eravamo intesi male. Io non ho le prove che Monti prenda ordini dagli speculatori, però sono convinto, come lo è lei come lo sono in tanti, al di là della posizione politica, dall'inizio di aver detto dobbiamo no. A questa chiudiamo porcata. con queste lievissime accuse a Monti. Allora, dobbiamo <ride> chiudere e dobbiamo soprattutto dare alla linea a Corrado Formigli che torna questa sera con il suo Piazza Pulita. Abbiamo parlato stasera di Maurizio Landini e abbiamo citato i minatori sardi che stanno sottoterra per protestare perché hanno... non sanno cosa fare se non gli danno.